Ricevo con stupore il comportamento con fare inquisitorio del consigliere regionale Luca Serfilippi, che accusa questo comune di non aver regolarmente consegnato quello che era un bando, soprattutto di averlo consegnato con grande superficialità. Pertanto chiarisco, perché attenzione, essendo un consigliere regionale, sarebbe stato molto più prudente e secondo me di grande responsabilità informarsi prima di lanciare un'accusa di questo tipo rispetto a un comune che oggi sta lavorando 150 milioni di euro di lavori per la città, di cui 50 milioni di euro sono destinati a finanziamenti ministeriali che ci siamo conquistati grazie alla grande professionalità di tecnici che abbiamo all'interno. Chiariamo la vicenda. Questo bando doveva essere presentato il 25 di agosto, a cui noi ci siamo candidati con precisione nella stessa data, inviando con una PEC quello che era la partecipazione al bando per la realizzazione di marciapiedi, quindi per la messa in sicurezza di quelli che sono assi stradali, e abbiamo allegato la documentazione proprio per mantenere la qualità di tutti gli allegati che avevamo, dalla delibera, ma le carte, quindi tutto quello che era la proposta progettuale, per mantenere l'alta qualità abbiamo allegato un link dove all'interno c'erano tutti i documenti vidimati da una firma digitale. Poiché da bando, proprio da bando, diceva che purtroppo non potevamo mandare documenti che erano superiori a 30 GB di volume, noi abbiamo in maniera prudente, proprio per cercare di ottemperare a quello che era il bando, oltre ad aver spedito questo link che conteneva all'interno tutti gli atti, successivamente abbiamo inviato nei giorni seguenti altri tre PEC dove all'interno ognuno conteneva degli atti che erano praticamente il copia e incolla di quello che avevamo già inviato, ma per prudenza, proprio perché molte volte capita che ci sono delle integrazioni da fare. Questo lo abbiamo fatto per prudenza, proprio perché ormai siamo anche allenati a riuscire davvero ad attingere a delle risorse da portare per la città. Ora siamo in campagna elettorale, però mantenere sempre questo spirito che va veramente a puntare il dito sulla persona o su quello che si fa per evidenziare le mancanze piuttosto che costruire, è ora di finirla. Abbiamo bisogno veramente di parlare con il senso del fare, con il senso del lavorare. Noi stiamo lavorando per la città e se c'è in questo caso ci sono delle anomalie o delle cose da dirci, come sono abituata a sentirmi regolarmente col consigliere Serfilippi per tante altre vicende di grande collaborazione, ecco, ora resto stupita perché come mai è cambiato questo comportamento?